Antonio Danieli, buongiorno Buongiorno. e benvenuto, davvero benvenuto qui nel nostro podcast, Il Posto delle Parole, per raccontarci di una mostra intitolata Oltre lo spazio, oltre il tempo, il sogno di Ulisse Aldrovandi. Tutto questo succede grazie a una realtà fondamentale che ci piace raccontare ogni volta insieme con Antonio Danieli, che è il vicepresidente e il direttore generale della Fondazione Golinelli. E cominciamo proprio da qui, Antonio Danieli. Per chi non conoscesse la Fondazione, ce la vuole raccontare brevemente? La fondazione è una holding filantropica, nel senso che è un'istituzione del terzo settore che è creata nell'88 e che si occupa di educazione, cultura, formazione, ricerca, trasferimento tecnologico e innovazione, con particolare attenzione alla creazione di nuove realtà imprenditoriali, soprattutto nel contesto giovanile. In questo senso è una realtà abbastanza unica nel contesto nazionale perché, diciamo, unisce la dimensione valoriale della filantropia del terzo settore a un obiettivo di gestione comunque di sostenibilità nel lungo periodo per cercare di dare un contributo al sistema paese nell'ambito delle attività a cui la Fondazione si riferisce con uno sguardo al 2065. Questo per volontà del nostro fondatore. 2065. Certamente qualcuno potrà pensare, ma è inutile pensare così, così, così lontano. Ma d'altra parte, Antonio Danieli, le visioni sono veramente visioni, se non sono di lunga data, non sono certamente delle visioni vere su cui puntare e su cui anche appoggiare tutto lo sforzo culturale e finanziario e non solo. E è ormai da anni che la Fondazione si occupa soprattutto dei giovani e è ovvio che quello che noi facciamo, anche con 100.000 ragazzi e ragazze che formiamo all'anno, 16.000 insegnanti, comunque è un contributo, è uno dei contributi che anche altre importanti realtà possono dare e uno potrebbe vedere davanti a sé un mare che evidentemente non si può risolvere. Però il nostro spirito ci spinge a guardare con fiducia e passione il futuro e a trasmettere questa passione e questa fiducia alle giovani generazioni. Il guardare il lungo periodo è fondamentale e, se vuole, è un elemento che poi dopo ritroveremo anche nella mostra, perché noi cerchiamo di stimolare, diciamo, la società e soprattutto le giovani generazioni ad adottare dei punti di vista differenti e quindi alla fine anche lo sviluppo della cultura umana, uno lo può guardare, diciamo, 4.500 anni, oppure volendo, vogliamo dire 12.000, o vogliamo parlare dei primi omini di 200.000 anni. Beh, che cos'è questo orizzonte di tempo in 13 miliardi e mezzo di sviluppo dell'universo? Allora, se ci abituiamo a guardare da distante questi aspetti, e anche la cultura umana, la civiltà umana è un attimo. Ed ecco che allora forse l'impegno che dopo noi dobbiamo traguardare non sembra così lontano, ma diventa cogente. E se non anticipi, non prevedi ciò che non c'è, che non ti sforzi con senso di responsabilità, ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo, poi di immaginare un futuro per cercare di costruirlo in maniera positiva, beh, allora non può dare delle direzioni importanti alla società e uno finisce per abbandonare lo spirito critico e subire un percorso invece di pensare di poterlo costruire. Noi cerchiamo di agire per questo. Antonio Danieli, prima di entrare nel tema della mostra, vorrei toccare un tema che per me è molto importante. Lei l'ha accennato poco fa quando diceva noi formiamo centinaia o migliaia di ragazzi, non ricordo bene. Ecco, ci vuole raccontare in che modo avviene la formazione di questi ragazzi attraverso la Fondazione Golinelli? Ci sono centinaia di migliaia all'anno in tutta Italia. Noi abbiamo un centro che si chiama Ulpidicio Golinelli che è a Bologna e che ospita la maggior parte di queste visite dei ragazzi e delle ragazze da tutta Italia, ma anche noi andiamo in tutta Italia, siamo ben presenti in tutte le regioni d'Italia con una collaborazione importante con il Ministero dell'Istruzione e noi la formazione la facciamo in termini esperienziali. Vi sono alcune endiadi, diciamo, sapere e saper fare, quindi attività laboratoriale, attività sperimentale per imparare facendo,
E il secondo aspetto fondamentale è l'arte, scienza e viva, diciamo, tecnologia, da cui anche quelle mostre sono mostre di arte, scienza e tecnologia, con lo scopo di dare una visione unitaria della cultura e quindi stimolare alla multidisciplinarità. Questo non vuol dire che ognuno deve essere un Galileo Galilei, un Leonardo o un tuttologo, vuol dire che ognuno deve valorizzare le proprie peculiarità specifiche, ma deve essere in grado di abbracciare un dialogo, una complessità, anche perché ormai la cultura, la conoscenza è talmente ampia che solamente dialogando in gruppo, in team complessi e articolati, si potrà pensare di continuare a fare ulteriore sviluppo per il futuro. E altro aspetto fondamentale è l'imprinting imprenditoriale, quindi sia l'attività scientifiche, attività tecnologiche e esperienziali in diversi campi del sapere. Ovviamente la fondazione non può essere un'università universale, ma collaboriamo con tanti centri di ricerca, università, istituzioni che ci aiutano quindi in maniera co-progettuale a portare l'attenzione dei giovani in queste esperienze formative, ma sempre con un elemento anche di imprenditivo più che imprenditoriale, nel senso di trasmettere ai ragazzi e alle ragazze anche delle attitudini ad avere coraggio, ad appassionarsi, a stimolare in continuazione la creatività, lo spirito critico, a cimentarsi con mano. Tutti elementi che vanno a completare, a nostro punto di vista, la componente formativa delle discipline che è indispensabile e deve anche canonicamente essere effettuata nei percorsi scolastici, universitari, canonici, è evidente, ma che noi cerchiamo di accompagnare, di completare anche se vuole una logica di orientamento. A volte nei passaggi, nei momenti di decisione tra la scuola primaria e la scuola secondaria, tra la scuola secondaria di primo grado e la secondaria le superiori, la scelta poi dopo del percorso universitario andare a lavorare, vanno aiutati i giovani nelle scelte, vanno aiutate le famiglie, vanno aiutate le scuole, perché questo è un elemento fondamentale. Noi abbiamo una dispersione scolastica molto elevata, ma abbiamo anche poi inerti, i ragazzi che non lavorano, non studiano e le eccellenze le perdiamo per strada. Noi dobbiamo cercare di dare una possibilità a tutti e questo passa per lo stimolo anche dell'eccellenza, ma l'eccellenza non come eccellenza assoluta che solo i più bravi ce la devono fare, no, dai l'eccellenza, dai le possibilità eccellenti a tutti coloro i quali possono e vogliono desiderare di avere l'opportunità per realizzare i propri talenti, le proprie E capacità. a È proposito questo di il tipo di talenti, attività che si cerca di fare. di eccellenze, entriamo nel tema di Ulisse Aldrovandi, ovvero nella vita di Ulisse Aldrovandi, nel suo sguardo attraverso la mostra Oltre lo spazio, oltre il tempo. Che rapporto c'è tra la Fondazione Golinelli e questa produzione di una mostra che è sicuramente importante perché ci fa andare indietro nel tempo a scoprire Ulisse Aldrovandi, ma con uno spirito molto contemporaneo? Assolutamente, perché per noi Ulisse Aldrovandi, di cui appunto sono i corsi 500 anni dalla nascita, è un punto di partenza, cioè lui è stato un padre nobile delle scienze naturali moderne ed era un uomo, un essere umano del suo tempo che guardava il mondo, la natura, l'analizzava, la studiava, ricercava il passato per poi dopo esplorare il presente, il futuro in un contesto di natura, e allora il perimetro del proprio dell'operato, l'orizzonte dell'essere umano era il pianeta Terra, evidentemente. Noi prendiamo ad esempio questa figura e la traghettiamo, diciamo, partiamo da Ulisse Aldrovandi, la traghettiamo ai giorni nostri su una sorta di faglia di discontinuità epocale del sapere. Adesso lo sviluppo conoscitivo, la tecnologia ci sta portando verso vertigini. E la potenza anche di calcolo, di intelligenza artificiale, i big data, che si intrecciano anche con le discipline, con le neuroscienze, con la biologia, con la fisica. Siamo in un'epoca incredibile che peraltro ci sta traguardando verso un contesto al di fuori di quello che noi conoscevamo normalmente, che se volete la nuova dimensione è lo spazio. Quindi c'è un essere umano che come Aldrovandi allora però porta in sé delle caratteristiche di immaginazione, di curiosità, di voler immaginare un futuro. E si trova sulla soglia di una nuova possibilità esplorativa, che è quella del contesto spaziale, ed è per quello che stiamo ragionando su il moderno Ulisse Aldrovandi in un ipotetico prossimo futuro sulla Luna, ma sapete che è molto prossimo, e anche su Marte, perché questo avverrà. Ma sostanzialmente noi ci poniamo di ritorno una domanda: come tutto questo sviluppo sta incidendo sull'evoluzione dell'essere umano? Quindi sia in termini collettivi, ma poi dopo anche in termini nel singolo. Tutta questa velocità,
come poi dopo ci colloca in un contesto di natura? Vogliamo riappropriarci, vogliamo farci trascinare questo vertigine, vogliamo ragionare su come continuare ad andare avanti e tracciare il nostro percorso, e questo lo facciamo con un richiamo al passato, alle arti, alle scienze, alla tecnologia, alla multidisciplinarità e anche tracciando l'elemento importanza della visione immaginifica che arriva al Dorandi e che hanno gli artisti per cercare di aiutarci a comprendere il futuro assieme agli scienziati. Oltre lo spazio, oltre il tempo, questo è il sogno di Ulisse Aldrovandi in mostra a Roma, al Museo Civico di Zoologia. E questo è un percorso importante che adesso Antonio Daniele, seppure nella brevità di questa conversazione, ci fa vedere con parole sue, ci faccia visitare brevemente questa mostra. Beh, allora, vi sono una sorta di installazione di exhibit scientifici e di reperti dei musei di ambito sia scientifico che artistico, e in un gioco anche quasi che vuole un po' disorientare il visitatore per non fare quasi capire che cos'è magari che differenza ci passa da un meteorite o se volete un fossile di miliardi o milioni, diciamo, di anni fa, e quella che potrebbe essere un'opera d'arte in un gioco anche in cui viene intessuto un percorso artistico di opere di Nicola Samori, che è un artista contemporaneo e che ha sposato questo percorso di ricerca con noi. Al contempo vi sono opere d'arte che tracciano dei contrappunti, appunto, di passaggio della storia dell'arte dal 1400. Passerotti, che è ispirato nel disegno della natura dalle stesse opere di ricerca di Aldovandi, fino ad arrivare poi dopo ai giorni nostri, al futurismo e all'ulteriore senso che di accelerazione di sguardo al futuro che la scienza e la tecnologia hanno dato all'arte, fino ad arrivare poi dopo anche a elementi appunto prestati da Linaf e da Lesa. Quindi sia immagini dell'universo, sia sostanzialmente elementi tecnologici che sono presenti sui più moderni satelliti che stanno esplorando l'universo. Faccio un esempio emblematico: la grande mappatura che è stata fatta da Planck di tutto quanto l'universo conosciuto, che praticamente ci istituisce l'immensità delle stelle grazie all'esplorazione dei raggi infrarossi, quella è una nuova mappa con cui l'uomo si orienta all'universo. Ecco, ma non è tanto distante come strumento concettualmente dai mappamonti antichi del 1400 e del 1500. Lì il mappamondo ci orientava nel mondo, la nuova mappa interplanetaria ci orienta l'universo, ma l'obiettivo è lo stesso, ecco che cambiano le dimensioni di scala. Tutti questi oggetti vogliono farci riflettere su questi elementi. Sicuramente è un viaggio importante, quello che ci ha fatto vivere poco fa Antonio Danieli, e porsi di fronte a queste opere, porsi di fronte anche a questi progetti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, dell'Agenzia Spaziale Europea, pongono proprio il nostro sguardo in una considerazione, come dicevo poco fa, contemporanea rispetto al tempo vissuto da Ulisse Aldrovandi. E Ulisse Aldrovandi vedeva bene oltre lo spazio, oltre il tempo, quindi questa denominazione di mostra si addice moltissimo alla figura bolognese di Aldrovandi. Che cosa vi aspettate, Antonio Danieli, da questa mostra? Noi ci aspettiamo che possa dare un contributo di riflessione intima a chiunque la percorre, sia di curiosità, sia di passione, come gli elementi un po' che ho raccontato, che sono tipici appunto dell'elaborazione della produzione culturale ed educativa della Fondazione Gulinelli, ma soprattutto che la persona che attraversa questo percorso possa uscire ponendosi anche delle domande e una riflessione sul proprio percorso attraverso, diciamo, la collettività della cultura umana. Vi sono non solo opinioni di artisti, scienziati, ricercatori, ma che danno dei suggerimenti su quello che, su cui, diciamo, la direzione verso cui stiamo andando. Però è bene che ognuno di noi possa riflettere, fermarsi un attimo in questo vortice di velocità che ci caratterizza e possa riflettere su quello che proprio è il nostro destino. Questo ha delle riflessioni evidentemente anche spirituali, non voglio usare il termine religioso, ma anche interiori. E alla fine ci siamo interrogati sia con scienziati e artisti, come dicevo, ma anche con dei poeti, e concludo il percorso una poesia, una bellissima poesia
Gian Ruggero Mazzoni, che è un artista e poeta contemporaneo italiano, che invita anche ad un ritorno, per quanto riguarda la sua persona, specifica, al sepolcro dei padri, cioè in tutto questo Vaticano, ma che forse comunque noi non siamo ancora esseri umani che devono ripensare se stessi nella propria visione di comunità solidale. Diciamo che l'invito è che i ragazzi si divertano, si appassionano e gli adulti possono uscire ponendosi una domanda intima a cui noi non pretendiamo di dare una risposta univoca, ma che tutti quanti possano essere stimolati a darsela. Al Museo Civico di Zoologia di Roma fino al 21 luglio prossimo, la mostra prodotta dalla Fondazione Golinelli e dal Sistema Museale di Ateneo Alma Mater Studiorum di Bologna, realizzata, ricordo, con la collaborazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, tutto questo per i 500 anni, per ricordare la figura di Ulisse Aldrovandi, oltre lo spazio, oltre il tempo. Antonio Danieli, prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma sono due, sto leggendo Le vie del sapere di Franco Cardini, che è una mappatura interessantissima, un itinerario nella cultura medievale, che restituisce poi dopo una visione anche moderna delle nostre origini. Questo diciamo per quanto riguarda l'arte, cioè le humanities, e visto che io mi accompagno sempre con un saggio, al di là della letteratura e della poesia, diciamo con una parte diciamo, umanistica e una parte scientifica, l'altro è Non tutto è scritto nel DNA, la scienza oltre la genetica, di Gianvito Martino e Jacopo Lograsso. Questi sono i due libri che mi stanno accompagnando diciamo, in questo periodo sul comodino. Sono sulla cima degli altri libri del comodino. Ed è sempre bello, no? Quella torre che a volte segna il pericolo della caduta dei libri, come succede, e poi magari il libro che è in cima va poi più sotto e quindi si ristabilisce ogni volta, almeno a me succede, una priorità sempre diversa. Anche a lei, Antonio Danieli. Assolutamente, e soprattutto perché la pila è molto alta per, diciamo, disperazione di mia moglie e quindi vi è una restituzione continua finché non li ho letti completamente, poi dal comodino passano alla biblioteca. Perché, diciamo, come diceva anche Umberto Eco, l'importante è avere la possibilità della scelta del giusto. Giusto e avendo insomma discreti interessi, è un momento in cui sostanzialmente la pila è molto elevata, diciamo. Grazie davvero Antonio Danieli e buona giornata. Grazie a lei, grazie a tutti i suoi ascoltatori. È sempre bellissimo poter conversare con lei, è un piacere. E spero che la mostra potrà essere di grande interesse e di stimolo e di curiosità per tutti quanti gli spettatori che desidereranno andare a vedere questo splendido luogo, anche molto particolare, all'interno di Villa Borghese in Roma. Ecco, noi non abbiamo, le chiedo ancora proprio questa appendice, no? Visto che lei ha citato, come si dice con una brutta parola oggi, il contenitore, no? E quindi con lo sguardo su Villa Borghese, il Museo Civico di Zoologia ha la sua importanza ed è anche già un luogo da vedere. Secondo me è splendido, va molto rivalutato perché è molto affascinante, è un luogo di scienza, di ricerca e anche la location è proprio bella. Quindi noi siamo stati contenti di poter portare la mostra in questa sede perché l'abbiamo trovato molto adatta e come un luogo anche che un investimento in un progetto, in un luogo secondo me, da riscoprire. Grazie davvero e buona giornata, Antonio Danieli. Grazie a voi, arrivederci, grazie.